Salve a tutti raga, bentornati qui di Mr. Watti. Come vedete siamo tornati su Harry Potter, la pietra filosofale. Stavamo andando a fare le commissioni per l'Hagrid Storpio, che se l'avete perso lo trovate in questa playlist di Harry Potter. Ah, già che lui salta in automatico, che brutta cosa. Eccola, altre bestie magiche. Dobbiamo fargli lo scherzone, immagino. Innanzitutto i comandi, perché non me li ricordo già più. Ah, si vola, attenzione. Ah, forse non deve morire, credo. Vediamo. Esatto, così aumenta la potenza. Grandissimo! Non basta di nuovo. Questa è una zona bonus, ma perché mi devo perdere tempo qua? Dai, riesce? Riesce? Ma non c'è nient'altro! Aiuto! Ah! Bravo, bravo, che ti trigger automaticamente. Bravo, ciccione di me. Eccolo là, signore e signori. Pigliala, pigliala, pigliala. Ah! Ecco cos'era. O forse devo fare ancora qualcosa. Riesce, riesce, riesce. No, però non stai troppo. Ma come? Che? Chiedo scusa, ma non si può. Lui si triggerà per forza con le spine, non posso evitarlo questo. Ah, giusto, così si restringe col flipendio. Ah, c'è il triccherone, guardalo lì. Oh, l'altra leva. Ma tu pensa che rompicapo che era Harry Potter? Non pensavo. Non è così intuitivo. Anche perché io che non conoscevo bene le bestie e tutte le loro proprietà. È diventato Crash Bandicoot, raga. Bellissimo. Ma perché sta cinematica? Qual è il problema? Qual è il senso di questa cinematica? Cioè, ma è importante che io lo veda in anteprima? Cioè, vado avanti, non è che devo farmi tutte cose strane di sviluppatori, non capisco perché la cinematica, ma vabbè. No! Aia, aia, aia! È già perché non salta la Super Mario quando c'è la lava, rimane lì e quindi c'è il danno continuato. Ma che trick del... Menga, veramente. Ma dai, basta! Sali, 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 sali. Tana, tana. Ma tu, guarda che... vabbè! Vabbè, Harry, però. Ma non così tanto. Bravo, bravo. Via, 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 via. Non facciamoci domande. Ma dai, ma dai, ma dai, Harry. Salta. Vedete, raga, perché voglio il salto fatto da me, non automatico. Perché poi va tutto per. Oh, va tutto per i fatti suoi. Dovrebbe rifullarmi, credo, perché è la cioccolana che mi dà un tot di energia. Grandissimo, ci capiamo al volo, gioco. Ed eccoci qua. Eccomi qua. Eccomi qua. Ah, addirittura. No, questa. Aspetta. Aspetta, non ero pronto, non ero pronto. Oh, e ce l'abbiamo fatta con grande impegno. Quindi tutto sto casino per delle zucche Hagrid. Fire Seeds, sì, va bene, semi di fuoco, sì, va bene, chiamiamoli pure. Erano disegnate come zucche, ma va bene. Tutto andarera? Ma tu sei pazzo? Tutto andarera, ma t'ammazzo? Ma cosa mi significa tutto andarera? Come non dovrebbe esserci una scorciatoia, raga? Non si può. Cioè, dai, ho trovato i tuoi semi di merda. Almeno fammi uscire. Un sacco di giochi su PlayStation 1. Se quando trovavi l'oggetto, ti dava tipo la porta segreta e spawnavi. Intanto ci salviamo perché non voglio farlo mai più. Tra l'altro, raga, nello scorso episodio c'era anche un gatto da trovare. Non penso che sia una cosa passeggera perché me l'hanno messo per un motivo. Cioccolana, cioccolana. Eccolo che aspetta. Oh, Don't hurry, madonna. you. È giusto che doveva cuocere l'uovo. Ok, così con i semi di fuoco può cuocerlo. Voilà, guarda che c'è Paul. E si schiude al volo. Ed eccolo là. Dillo, dillo, riconosce la sua mamma. Dillo, dillo, dillo. Dai, dillo che ti riconosce. Con quella faccia poi mi sa che non ti riconosce. Ma veramente? Ma che cazzo? Io ho rischiato la vita per un libro sul cui pisci. Ah, e Ron. Beh, anche Ron non è che sia fatto proprio benissimo, eh. No, il Quidditch no, ti prego. No, 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 This is the no, entrance to the no, Quidditch pitch. no. But first years like us aren't allowed to play. I hear they make exceptions sometimes, though, but only if you are very, very good. Here comes Neville. He looks quite upset. Let's go and see what he wants. Ah, Remember. no, sì, oh sì. Cioè, non è proprio Everyone's Quidditch, ma dovevo prendere la scrambling. ricordella I di need to Neville, come remember nel or to find film. my toad. Please help me. Ma Come on, guarda. I'll show you where he went. How Esattamente about come nel up and film. Dai, Potter? che ti You better spacco! watch out for my bludgers. Ah, pure! Ma no, aspetta! Un attimo, non c'erano nel film i blushes! Non vale, già è difficile così. E devo tipo colpirlo, se non ricordo male. Ma dai, ma dai! Ma dai, contro l'albero ti vai a ficcare. Non sono neanche full vita, io te lo dico. Bash, bash, qualsiasi cosa sia. Ah, l'ho colpito. Ah, t'ho colpito. Ogni volta te quattro roba per recuperarlo. Ma dove ti vai a ficcare? E in effetti anch'io l'avrei fatto così, prendendo dal film, perché era troppo lineare. Grande Harry. Dai che ce l'abbiamo. Ma non posso colpire in continuazione finché gli sono vicino, no, vero? Aia, aia, aia. No, dai, ci metto 3 anni.
Aia, bastardo. Wow. Vabbè, però. Ah, t'ho colpito, bastardo. Te devi morire, Malfoy. Cadi dalla scopa, coglione. Cadi dalla scopa, hai capito? Devi caderci proprio malamente. Sta veramente diventando personale. Malfoy de merda. Va, vacci, vacci. Devi caderci male. Aha, t'ho colpito, Ma già mi conti, mo, non è finita. Aha, dai, ecco, dai. Dai, spari, spari. Cioè, colpiscilo. Bravo. Aha, bravo, Harry. Bravo che... Madonna, come mi cambia il PNG a Malfoy. Va giù. Sì, e te lo meriti, stronzo. Ma no, raga, è stata una bella avventura. Pronti per essere ammessi al Quidditch. Ed è bello sapere che io odio il Quidditch e già dal primo anno Harry, grazie a questa bravata, diventa subito giocatore di Quidditch. Grazie. Da qua la McGranit è prontissima. Sì. Ma grazie, io volevo evitare il Quidditch, case, però... Voglio dire, raga, che può anche bastare così, appena ci dà un salvataggio. Wow, ma un attimo, non voglio Quidditch. Partire subito. No, dai, fammi salvare. Sì, grazie, why, grazie, grazie, sono io. Sì, ciao. Porca madonna. Hagrid, non puoi farsi zoomare. Però, cioè, capitelo anche voi. Non zoomate così se la faccia è così orribile. Ma no, mi fai salvare, ti prego. Salva, ti prego, salva. Niente. Facciamo la prima battaglia di Quidditch, raga, che vi devo dire? Sì. Io tanto devo focalizzarmi, sono un cercatore, vado a focalizzarmi su Boccino. Però tanto Raptor mi maledirà, piccolo spoiler. Siamo carichi? Che cazzo fai? Ah già, che solo così mi avvicinavo a Boccino. Vabbè. Ne ho mancato uno. Madò. Che cosa? Ma no, ma dai, ma non mi puoi. Ma dai. Ma veramente mi interrompi l'azione perché un altro ha segnato? Perché sei fuori. Anche perché credo che di default Gryffondor perde se non prendo il boccino d'oro. Quindi lo prendo assolutamente. Mannaggia la miseria. Losing control. Minchia, se mi sta maledicendo già tutto. Siamo messi male. Dai, no. Dove cazzo è andato? Dai, ma come non lo prende? Cosa succede adesso? Preso al volo! E va a vincere! Ho vinto! No, sono senza parole. Sono stupido quanto voi. Pensavo già ci fosse il delirio. No, ma forse non era... Nella prima partita non c'era ancora Raptor. Snape. And I know all about you, boy. Stalker. Is that a library book in your grimy little hand? Library books, by definition, are not to be taken from the library. I'll just confiscate that, thank you. Ma Peter non mi ruba le cose, ma scusa. Me l'ha dato Hagrid. As soon as my missing sloth brain is recovered, we'll start the first potions lesson. C'è un foglio grosso così, che è caduto dal mio libro. Hey, it's a piece of a map. Hold on. This is Fred and George's handiwork. The map shows there is a forgotten area around here. Ah, i tesori. Un attimo, fammi salvare però che devo chiudere il video. Ah, finalmente abbiamo l'uomo, raga. Wow, ma dovrebbe avere un lucchetto, tecnicamente. Sì, mi fai salvare. Ron di merda. Stai fermo, Ron. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di passare in descrizione per forgamers.com. Anch'io scrivo articoli sui videogiochi, sul mio profilo Wattpad scrivo storie, sul mio canale Rap Mastime, sul mio canale What If Fantasy, ci scrivo film vecchi e dimenticati, e sul mio profilo Gaming Jolt dove trovate i giochi sviluppati da me. Io vi ringrazio per la visione, ci vediamo in un prossimo video e ciao Mr. Watt.